Amici di Extreme Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di un interessante accessorio prodotto da Asus per i tablet della serie Zenpad, in particolare per i Zenpad da 8 pollici e da 10 pollici. Stiamo parlando della Z Stylus, una penna decisamente interessante che viene proposta al pubblico ad un prezzo di circa 34-35 euro. La scatola ovviamente è di piccole dimensioni, contiene la penna, la batteria di tipo quadrupla A per il funzionamento appunto dello stylus. C'è poi una punta di ricambio e un inserto metallico necessario per sostituire appunto la punta della penna. Andiamo a vedere come funziona questa stylus. È caratterizzata dalla presenza di due pulsanti fisici, al centro dei quali c'è un piccolo LED che notifica l'avvenuta connessione appunto tra la stylus e il tablet. Ci sono poi una piccola linguetta per fissare la penna alle varie cover prodotte da Asus o anche solo per fissarla appunto al taschino della camicia o della giacca. C'è un cappuccio filettato in punta. Se lo apriamo, andiamo ad agire su quella che è la zona della batteria. Possiamo quindi inserire la nuova batteria. A livello di materiali, si tratta di un prodotto a mio avviso decisamente buono. Riprende quelli che sono in sostanza i materiali già utilizzati sui tablet della serie Zenpad, quindi abbiamo alluminio, metallo di eccellente qualità. L'unica parte in plastica, in pratica, è la zona della punta, e c'è anche questa linguetta appunto per l'alloggiamento della penna, anch'essa in plastica, in quanto deve essere un minimo flessibile. Ovviamente anche i tasti fisici sono in plastica. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la batteria garantisce circa 225 giorni di autonomia in stand-by, 150 ore di utilizzo invece continuativo. Abbiamo inoltre, per quanto riguarda la tecnologia di questo dispositivo, una sensibilità con ben 1024 livelli di pressione e una punta da 1,2 mm, che garantiscono una qualità ottima anche per l'utilizzo di questo dispositivo per prendere appunti oppure per effettuare delle piccole bozze, dei piccoli disegni. Andiamo subito a vedere quindi come si comporta con il tablet. Abbiamo in questo caso uno Zenpad S8.0. Zoomiamo solo un pochettino in modo che si possa vedere lo schermo in maniera più precisa. Ecco qua, vi faccio notare che avvicinando la penna al display si vede un piccolo pallino blu che identifica appunto la tracciatura della penna su schermo, mentre in alto a destra compare, come vedete, una piccola icona verde che ci segnala appunto che in questo momento la penna viene riconosciuta dallo schermo. Spostandosi invece sulle impostazioni del dispositivo, ci sono delle impostazioni particolari per l'utilizzo appunto di questo stylus. Noi non l'abbiamo dovute modificare in quanto quelle predefinite sono già più che sufficienti per utilizzare in maniera proficua questo dispositivo, però insomma chi volesse curiosare, chi volesse personalizzare appunto queste impostazioni è liberissimo di farlo. La penna è pensata per l'utilizzo con l'Asus Zenui, quindi ha tutta una serie di funzionalità che ben si accoppiano, diciamo, con questi tablet. Infatti, i due pulsanti fisici possono richiamare in qualsiasi momento, in qualsiasi applicazione, un particolare, chiamiamolo, launcher alternativo, un launcher veloce, che ci permette di accedere ad alcune applicazioni, per esempio la galleria, l'applicazione delle note, l'agenda, il browser, ma anche le impostazioni. Questa è una funzionalità interessante in quanto perlomeno se siamo all'interno di un'applicazione non dobbiamo ritornare all'app drawer per trovare una di queste applicazioni. Il pulsante fisico più in basso è molto utile anche per un'ulteriore caratteristica che è quella degli screenshot. Mantenendolo premuto e selezionando un'area dello schermo si effettua
come vedete, uno screenshot. Mantenendo invece la penna vicino alla zona, agli estremi di quello che è lo schermo, si può effettuare il cambio della schermata senza di fatto toccare lo schermo, basterà avvicinare la penna. La stessa cosa funziona per quanto riguarda lo scroll, per esempio, di una pagina web. Basterà mantenere la penna, per esempio, sul lato destro, in alto o in basso, e la pagina verrà automaticamente spostata verso l'alto o verso il basso. Per quanto riguarda l'utilizzo classico con il sistema operativo, abbiamo in realtà alcuni piccoli problemi, in quanto i 1024 livelli di pressione sono molto utili per la funzionalità di scrittura o di disegno, ma possono rappresentare un problema nel caso in cui si voglia utilizzare la penna, per esempio in questo caso per effettuare un semplicissimo swipe verso destra. Vedete che se mantengo la penna, che viene riconosciuta dallo schermo ma è particolarmente inclinata, lo swipe non avviene. Questo perché i 1024 livelli di pressione, diciamo che identificano questo tipo di movimento come una pressione particolarmente lieve, poco elevata, e lo swipe appunto non viene effettuato. Se invece mantengo la penna in posizione verticale, vedete che lo swipe viene fatto, perché semplicemente mantenendola in posizione verticale è superiore, scusate, la superficie di contatto tra la punta e lo schermo, e viene rilevata anche una pressione maggiore. Per quanto riguarda invece l'utilizzo classico di questo stylus, ovvero note rapide, appunti, disegni, andiamo ad aprire l'applicazione SuperNote di Asus. Avevamo già aperto una piccola pagina di appunti e realizzato questa scritta Asus Z Stylus. All'interno dell'applicazione SuperNote possiamo scegliere tra varie tipologie di input, dalla matita al pennarello, vari tipi di penne, addirittura l'aerografo, e personalmente quella che preferisco è la matita. Questo perché permette di ottenere una calligrafia piuttosto precisa rispetto all'originale. Chiaramente il feedback non è lo stesso che si ha rispetto a quello su carta, però insomma la scrittura è piuttosto fedele, decisamente buona. Forse non è il massimo comunque per prendere appunti in maniera particolarmente rapida, perché si nota sin dal primo utilizzo un minimo di lag tra quello che è il movimento su schermo e invece il tratto che viene visualizzato. Però in ogni caso si può considerare comunque un prodotto ottimo per realizzare appunti, piccoli disegni, insomma prendere delle note, visto comunque il prezzo non elevatissimo in relazione alla qualità da un punto di vista costruttivo e anche alle caratteristiche tecniche. Ovviamente volevo farvi notare che i bozzetti precaricati su questa applicazione non sono facili, diciamo, da realizzare. In questo caso c'è un piccolo sketch di un prototipo di qualche automobile. Si tratta di disegni, insomma, realizzati da professionisti. Molto difficilmente si possono raggiungere risultati del genere. Insomma, bisogna prendere una buona confidenza con il prodotto. Nel complesso, comunque, se si è disposti ad accettare alcuni compromessi, un minimo comunque di lag nell'utilizzo, la Z Stylus si comporta piuttosto bene. Per esempio, in questo caso abbiamo preso varie pagine di note, appunti, l'abbiamo utilizzato per scrivere parecchio. Come vedete, la calligrafia è piuttosto brutta, diciamo, non è particolarmente vicino all'originale, a ciò che si può realizzare su carta. Nonostante questo, rimane, per chi la scrive ovviamente, abbastanza leggibile, però insomma rappresenta comunque un compromesso tra ciò che si può realizzare su carta e ciò che invece si può realizzare in maniera elettronica, con dispositivi particolarmente studiati per l'utilizzo, ma anche molto più costosi rispetto ai 30 euro che vengono richiesti per questa pennina. Per chiudere, quindi, abbiamo una qualità costruttiva eccellente, come per tutti i dispositivi ultimamente
solamente prodotti da Asus, delle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti, con 1024 livelli di pressione, una batteria dall'autonomia più che sufficiente, alcune funzionalità software interessanti grazie ai due pulsanti fisici che permettono di interagire in maniera veloce con il software, appunto, e la possibilità di prendere note, scrivere appunti in maniera piuttosto semplice e veloce, nonostante comunque la necessità di accettare appunto dei compromessi a livello prestazionale e qualitativo. Per questa recensione è tutto. Se avete ulteriori dubbi o domande potete porcele all'interno della recensione tramite i commenti oppure sul nostro forum.